ciao, ciao. Volevo sapere chi sei, da dove vieni e perché Pestum e che cosa hai ritratto finora dal lavoro che abbiamo fatto in questi giorni. Sono Paola, vengo da Torino, dall'associazione Alma Terra. Questo incontro è stato abbastanza interessante, però purtroppo alcune aspettative sono state abbastanza disattese. Le vostre aspettative quali erano? Le nostre aspettative erano quelle di trovare un maggior spazio di confronto su basi concrete. Invece ci è sembrato un po' di fare troppa teoria e di distaccarci troppo da quella che in realtà è la nostra pratica quotidiana. Due sono stati i nuclei, no? Su cui noi volevamo insistere un po' di più, che erano quello dell'immigrazione, delle donne migranti e invece quelle generazioni. Sulle generazioni credo che ci siamo un po' abitate su noi stesse, continuando un po' a contrapporre giovani, storiche, vecchie, meno vecchie. Noi nella nostra pratica quotidiana questo problema non ce lo poniamo mai, semplicemente perché la necessità della relazione sta nella pratica, non nella teoria. Nel discuterne. Sì. E quindi credo che questo discuterne tanto così porti poi a una sterilità. Nella vostra associazione c'è compresenza di donne? C'è una grossa presenza di donne migranti che sono venute anche qua a Pestum, e anche quello un po' il fatto che ci aspettavamo che ci fosse un maggiore spazio anche per loro. Credo che noi abbiamo anche un po' la responsabilità di crearli questi spazi, perché non sono questi gli spazi in cui loro agiscono e si muovono quotidianamente. Sì. E credo che appunto sia una nostra responsabilità fare in modo di coinvolgerle maggiormente, altrimenti ci facciamo un po' complici della loro invisibilità, che è doppia, un po' perché donne e un po' perché migranti. Ma a Torino voi state lavorando molto su questo, già lo state facendo? Noi lavoriamo non per le donne migranti, no, cioè ma con loro, sempre. Certo. Cioè questa cosa di creare lo spazio comune c'è già come... C'è già, però forse anche durante questi momenti dovrebbe emergere di più, perché fuori la realtà è un'altra, poi magari siamo anche condizionate dal fatto che essendo questa la nostra quotidianità tendi poi a riportarla certo. Sempre, no? Però ecco, forse ci sarebbe... Adesso lo stai... hai la possibilità di dirlo. Adesso. Poi puoi scriverlo, magari lo scrivi sul blog di Pestum. Va bene, siamo tutte lì a certo, perché probabilmente lo spazio si crea anche facendo correre discorsi, sì, narrazioni. Di avere il tempo certo. per sedimentare, sì. Metabolizzare. Grazie. Niente, ciao. Ciao.